seconda volta siamo riusciti a conquistare lo scudetto, nonostante siamo partiti che dopo la partita del Mozzani che eravamo 5 punti abbiamo recuperato, ma eravamo sicuri perché le ragazze hanno dimostrato di avere la capacità di recuperare ed è stato fantastico, una stagione fantastica perché siamo partiti con la Supercoppa, i quarti di finale, i quarti di Champions League e oggi il campionato, non c'è altro da chiedere. Lasciamo i festeggiamenti, ci sentiamo dopo. Grazie. Siamo di nuovo campioni d'Italia. Siamo felicissimi perché è stato un percorso sudatissimo, sofferto, e siamo felici veramente. Un finale da thriller con la vittoria contro il Bari arrivata all'ultimo minuto, c'è stato da soffrire fino all'ultima giornata, ma questa squadra ha avuto la capacità di non solo recuperare 5 punti ma darne poi 7 nel corso dell'anno, 12 in totale quando si era meno 5 a gennaio. No, guarda, è stato un campionato difficilissimo, bellissimo, sofferto, e questa vittoria veramente ce la stiamo gustando tantissimo. Penso che la svolta sia stata il gol di Girelli contro il Bari, è lì che c'è stata la svolta, l'1-1, e queste ragazze sono state eccezionali perché siamo arrivate stanche, però si meritano tutto questo. Fantastica questa stagione. È stata una stagione fantastica, veramente mai avremmo pensato a una stagione del genere, ma ce la godiamo tutta. Complimenti. Perché ce la siamo meritate, grazie. Grazie. Si torna sul tetto d'Italia, quanto sei felice? Tantissimo, perché oggi comunque non era importante chi segnava, ma portare a casa questo scudetto che credo ce lo siamo meritate. Bravo Gianni! Oh, il braccio. Niente, ti lo dico. Chi è la dedica? La dedica secondo me è per noi stesse. Io personalmente vorrei dedicarla alla mia famiglia, alle persone che mi sono sempre vicino, e purtroppo la persona che non c'è più. Grazie, buon bello. Martina, 2 anni dopo, di nuovo sul tetto d'Italia. Sì, è bellissimo, una sensazione unica. Il primo scudetto è stato una gioia, oggi è più maturo, però è sempre un'emozione unica. Raga, sono qua! Ok, scusa. Una squadra che non ha mai mollato. Elisa, sei stata la sorpresa di questa stagione e adesso ti trovi sul tetto d'Italia. Ecco, sì, sono contenta. Decisiva contro il Verona sulla parata con Di Criscio quando ancora il risultato era fermo, oggi firma d'autore, rigore parato. Sì, è stata una stagione difficile, ma se tutte le stagioni difficili finiscono così va anche bene. Sì, è stata dura, però vabbè, poi quando vai in campo fai quello che devi fare, quello che devo fare è parare, quindi. Ne hai vinti tanti, ma non ci si abitua mai. No, non ci si abitua mai, è sempre uno spettacolo. Complimenti, Chiara. Grazie. Cristiana Girelli, capocannoniere del Brescia in questa stagione, scudetto fantastico. Sì, penso sia stato uno scudetto fantastico e soprattutto meritato, perché è stata una stagione lunghissima, però ce lo siamo meritati fino alla fine, e io sono molto orgogliosa di questa squadra perché penso che prima di una squadra è stato veramente un gruppo fantastico che ci ha permesso di vincere questo scudetto. Andiamo in tutta Italia! Care coi bastoni, con palo per un po' il palo, con palo per un po' il palo, con palo per un po' il palo, con palo per un po' il palo.
questo momento? No, sono felicissima, sono state bravissime, tutti i loro sacrifici che hanno fatto dal 20 di luglio sono stati ripagati, quindi più bello di così. Una sofferenza fino all'ultimo, goduta di più però. Sì, sì, adesso che abbiamo vinto sì, prima avrei preferito non soffrire così. Cosa si prova a distanza di 2 anni? È sempre un'emozione grande, sempre un'emozione grande che meno male è successa. Com'è stata viverla da fuori, un patimento? Mamma ragazzi, 2 settimane veramente assurde e oggi poi ha veramente anche un'emozione indescrivibile, perché viverla dal campo è un conto e viverla dall'altro e sulle tribune è tutto un altro, però comunque bellissimo e abbiamo vinto lo stesso, va bene così, quindi chi se ne frega insomma.